Bene ragazzi, terza parte delle merdose pendici tibetane. Siete pronti? Io no, ma dobbiamo fare lo stesso, se no non si va avanti. Allora, con la chiave del ponte abbiamo insegnato da quel ponte che adesso ci permette di andare con la motoslitta e causare una frana che libererà la chiave da quel lago di ghiaccio. È tutto molto complesso, vi avviso. Poi vedrete perché, cosa arriva a tradimento. Non la valanga, eh. Dopo la valanga arriverà un'altra cosa, tradimento, una sorpresa non tanto gradita. Ecco, tanto parte la musica dei giorni di coda. Sì, nei giorni di coda sarà questa musica. Allora direi di fare un salvataggio. Sì, iniziamo già a salvare, perché con tutta probabilità la valanga mi metterà sotto. E quindi salviamo. Via! Perché tanto se non salvo, avete visto cosa succede ragazzi, non salvo, muoio, quindi devo salvare ogni volta che c'è un ostacolo. Ecco, qui c'è un burrone da salvare, quindi mi tocca un altro salvataggio. Intanto si è sentito un suono di pareti che crollano, ebbene si è crollato il lago di ghiaccio. Adesso siamo liberi di prendere la chiave, ma anche no. Vai, ce l'abbiamo fatta. Eccoci tornati qua, lago di ghiaccio disintegrato. E la chiave qui è nostra, la possiamo prendere. Prima però scendiamo qui sopra, voltatevi, Uzi, e via, perché arriva un seguace della fiamma nera su motoslitta nera. Le motoslitte nere sono le motoslitte della fiamma nera. Non possono accelerare perché se premete il tasto di accelerazione quando le guidate userete le mitragliette posizionate ai loro lati, ma non arriva, ho capito, arriva quando sono in procinto di prendere la chiave, eh. Dai, che è così, eh. Ecco, infatti! Ci ha subito freddato. Me lo aspettavo, guarda, me lo aspettavo. Perderemo questa parte di affrontare questo tizio, perché è una cosa impossibile. Quelli sulla motoslitta sono ancora più resistenti di quelli normali, hanno una resistenza infinita, ci vuole tantissimo ad abbatterli perfino con l'M16. Allora ho capito adesso quando arriva, aspettate un attimo. Non quando... Ecco, dovrebbe arrivare adesso. Ecco infatti! Cioè guardate, nonostante lo sforzo... È sempre dietro di noi, è sempre 2 centimetri dietro di noi. Io non lo so però, no? Che fortuna quelli che fanno i wall through, che cazzo. Gli stanno sempre alla larga, a me invece mi vengono subito addosso, mamma mia. E non c'è altra soluzione, perché con la motoslitta possono scalare ogni parete che gli pare. Ogni parete che gli pare e piace. E quindi non c'è proprio luogo in cui ripararsi, non c'è. Allora, dunque... Salta! No, scema! Mamma mia, salto all'indietro! Chi ti ha detto di fare salto all'indietro? Io ti ho detto salto laterale, ma come al solito obbedisci, no, mai. Ecco, per fortuna è stato distrutto. Prendete comunque la vostra motoslitta rossa, i mitragliatori sono inutili. Perché? I seguaci della fiamma nera che la cavalcano possono usufruirne e far male a voi, ma voi non potete usufruirne. Infatti, se utilizzate i mitragliatori non faranno niente, praticamente. Non gli danneggeranno neanche un po', tanto voi se possono investire su, insomma. Quindi consiglio, evitate le motoslitte nere, non servono assolutamente a niente. Usare quelle motoslitte è una cosa stupida. No, ferma Lara, vai piano. Allora, ora che abbiamo preso questa chiave bisogna fare tutta la strada alla retro fino a tornare al capanno che ci stava a inizio livello. Sì ragazzi, una cosa odiosa di sto livello è ancora c'è tutto un odioso backtracking, mamma mia. Io poi salvo ogni salto che c'è da fare. Avete visto cosa succede ogni volta che mi rifiuto di salvare? Muoio. Quindi ora salviamo un'altra volta. Perché sì, sicurezza ai massimi livelli. Wow, alla fine c'è voluto giusto un gocciolino meno di quel che mi aspettavo. Certo, se Laura faceva il salto laterale invece che salta all'indietro buttandosi su
Magari ci potevo anche risparmiare qualche medikit, ma niente. Cosa fastidiosa è che quando siete in motoslitta non potete guardarvi bene intorno, perché se premete il tasto di freccia mentre guardate, la motoslitta ovviamente va avanti. E non si guarda bene intorno. Allora, qui mi raccomando la massima cautela, se guido forte qua tanto va di sotto. Tanto sapete com'è. Ok, ci siamo. Questo dovrebbe essere... Ah, ecco sì, ci siamo. Questo è il cancelletto che avevamo aperto. Sì, qui è dove... Ok, ok. Non avete capito niente, ma... Sì, è dove ho scampato quella morte all'ultimo secondo. E dicevo, no, e invece poi non è caduta, per fortuna. Vabbè, qui ora salviamo perché c'è da fare ancora altri salti. Con la motoslitta, mamma mia. Io i livelli con i veicoli li ho sempre odiati. Infatti, se Tomb Raider 1 è quello che mi viene meglio, un motivo c'è, è l'unico senza veicoli. Adesso c'è da fare un altro salto, se non ricordo male. Dai. Non cadere di sotto, Guai a te. Qui no, c'è la neve. Guardo sempre in alto, nonostante sia il terreno piatto, perché come sapete ci hanno fatto... C'era il trucchetto del burrone nascosto che avevo fatto vedere nella prima parte di questo livello. Ora però siamo alla parte finale, ragazzi, quindi... Meno male, lo stiamo per finire. Sì, questa parte è stata una noia assurda. È tutto semplicemente il viaggio di backtracking da qui all'inizio del livello, ora che abbiamo quella chiave di merda. Ecco, qui era dove avevamo proprio finito la prima parte. Allora, l'entrata per il livello è quella grotta elevata laggiù. Eccola qua. Mi sa che c'è da eseguire un altro salto. Prima però Lara salva, che da un po' la non salva. Cioè, no, da un po', vabbè, salva comunque lo stesso. Abbiamo salto prima di quel salto là, ma io voglio salvare comunque. Ora, l'ultimo segreto tanto si trova verso la via, verso la strada, proprio per la fine del livello. E finalmente, addio motoslitta di merda! Basta, fine, ecco, qui c'è un gradino che impedisce alla motoslitta di salire. E ci ritroviamo finalmente a piedi, come il Tomb Raider dovrebbe essere. Cazzo, è Tomb Raider, mica Fast and Furious. Intanto i vicini fanno sempre casino. Ok, qui c'è munizioni per il fucile, ma non mi interessano. Tanto ho le munizioni finite per ogni arma. Andiamoci qui perché non vorrei cadere ancora una volta nel trucchetto del bar, il cosiddetto baratro invisibile. Oh, siamo arrivati in 8 minuti, c'è ancora qualche minuto quindi per continuare ad andare avanti. Questi drop li abbiamo presi nella prima parte. E abbiamo preso anche il segreto nella prima parte. Chiave di ripostiglia. Allora, qui ci sono un po' di munizioni. Ah, un medikit piccolo. Meno male. Lo dovrò usare subito perché adesso come tireremo la leva che qui c'è... Ah, due! Come dovremmo tirare la leva che c'è nel capanno? Adesso appariranno due seguaci della fiamma nera. Ecco, da quel cancellino. Eccoli là, subito. Esci dalla casa. Ecco, iniziano subito a bombardarci. Trovate, è impossibile, anche saltando. Nel primo Tomb Raider con i nemici che facevano uso di armi da fuoco, saltare era la soluzione, me lo ricordo benissimo. Non ti prendevano, qui invece ti prendono comunque. È tutta una cosa diretta. Mamma. Ah, solo tre, non due, tre! Sì, vabbè, ma dai, però, questi scontri esagerati proprio, sempre. Esagerati, troppo esagerati. Sono favoriti in una maniera i nemici qui. Ah, un medikit grande, perfetto. Gli altri due che cosa hanno? Niente e... Niente. Incredibile, proprio. Fatti proprio per irritare. D'accordo, qui la motoslitta non può andarci, quindi noi proseguiamo per bene a piedi. Ma aspettate, non abbiamo usato neanche un medikit, quindi ne abbiamo guadagnati due. Ah, ecco, quattro piccoli e quattro grandi, salva la partita, vai. Siamo ancora in una situazione, quindi, di... Una situazione sostenibile, ecco, diciamo. Non c'è sta che avanzare.
aspettate, qui c'è da fare un altro scontro con qualche coglione in sella a una motoslitta nera. Mamma mia, cioè loro dei mitragliatori ne possono usare, tu invece no. Urge medikit piccolo. Che cazzo però, non è giusto, ma non è giusto. Mi illude fino all'ultimo secondo, mi illude. Guarda che è veramente ma bastardo forte, eh. È bastardo forte, ragazzi, ma bastardo forte. Ti illude fino all'ultimo secondo, no, poi quando sta per morire prende la via da dove siete e ti investe. Guarda te, mamma mia, nel darti le illusioni Tomb Raider 2 è un maestro. Ti illude fino all'ultimo secondo, non ce la puoi fare, e poi sgancia l'asso nella manica e ti fa fuori. Mamma mia, anche il boss finale. Il boss finale era così, me lo ricordo benissimo. Lara, Lara no! Ancora, vabbè ragazzi, io ci rinuncio, basta, non posso perdere tempo più di tanto perché veramente. Quindi, ecco, 11 minuti, ci rivediamo alla prossima dove avrò sconfitto quel deficiente. Quindi, ciao a tutti e alla prossima!